Amici di Braciami Ancora, oggi parliamo di bistecche grasse, ma davvero tanto grasse. E ricordate, non è grasso, ma è sapore! Io oggi sono al Gruppo Galli, nello stabilimento del Gruppo Galli, al Mattatoio di Roma, sulla Togliatti. Oggi imparo a selezionare le bistecche. Mi farò accompagnare da questo viaggio da uno super professionista, grande competente del suo settore. Seguitemi, andiamo! Ragazzi, Fabio sta qua dietro, è un personaggio davvero istrionico. Seguitelo su Instagram perché merita, perché ogni giorno vi dà delle perle strepitose. Seguitelo su Instagram, questa è la sua mention, e eccolo qua. Fabio! Dica, professore! Eccoci buongiorno. Qua, siamo arrivati. Ciao Fabio, ciao Mamadou, super ben trovati. Buongiorno amiche di Somiglus. C'ho qualche domanda da farti. Tu ti sei emancipato dalla razza, nel senso, non lavori per forza l'Angus, la Chianina, non lavori come le forza. Belle donne. Esatto. Come le belle donne. Ti sei emancipato dalla razza. Perché? Per un semplice obiettivo, che di tutte le razze c'è quello che fa per noi, che andiamo a scegliere, e quella che non fa per noi. Si allevano gli animali per due motivi, o per quanta carne riescono a produrre o per quanto latte. Sì. Noi scartiamo quelli che producono tanta carne, perché per noi l'allevatore è costretto a creare degli animali ipertrofici per poter soddisfare un mondo che a noi non interessa. Quindi tu nella tua ricerca per le carni escludi le razze da carne? A prescindere, l'unica che sopporto è la mezza carne polacca, che poi ne parleremo in sede di corso da mid-grader che ti devo fare. Tu hai creato una selezione. Sì, nome di fantasia. Nome di, che si chiama? Sakura. Che nasce, dimmi se scrivo bene, Sakura, sì, così? Sì. Con la K che sì. Fa più figo? Molto figo. Perché? Perché il nome Sakura? Innanzitutto noi ci rifacciamo per la selezione dei nostri tagli anatomici alla margin scale giapponese. Quindi vogliamo avvicinarci a quello che è una marezzatura massima, che è quella che tutti conosciamo del Kobe giapponese. Signori, Fabio già mi sta simpatico, imposta tutta la sua ricerca sulla carne grassa, sulla carne marezzata. Sì, sì, mi piace, sapete, no, io impazzisco per la carne marezzata, per la carne grassa. Ricordate, non è grasso, ma è sapore, eh? Torno da te. Sakura perché è la fioritura dell'albero di ciliegio in giapponese, in qualche modo. Sono anche un po' poetico, sono messo che ho studiato. E quindi il fatto di riuscire a trovare quel grasso all'interno della carne mi ricorda la fioritura dell'albero di ciliegio, quindi è un nome di fantasia. E detto questo, c'è un mestiere dietro. Tre selezioni. Una, come si chiama, la più basic? La basic, la Sakura, io dico tout court in francese, anche Sakura, se non conosco. Sakura tout court. Fantastico ragazzi, sto su Palmiro Togliatti, parlo di neologismi giapponesi e ci mettiamo pure dentro le parole francesi. Poi che c'hai? Abbiamo la yoza, viene da yozakura, cioè l'abitudine del giapponese a guardarsi la fioritura dell'albero ciliegio la notte, quindi per me è già benissimo, un punto in più. Ok, yoza. Che va da 6 a 9. E quella, diciamo, media. E poi abbiamo... Poi c'è il top of the top, sì, che è l'anami, che è il clou dell'abitudine giapponese di andare a vedere la fioritura dell'albero ciliegio. Domanda, prego. Ma queste mucche arrivano un po' da tutta Europa? E lì proprio la difficoltà, te lo dicevo prima, riuscire a fare una selezione su un animale non standardizzato geneticamente come la razza da carne, che diciamo prima che sono tutte identiche, crea la complicazione, che io non dico mai problema, la complicazione di avere N punti dove poterla comprare. Quindi? E spazio fra la Croazia, Slovenia, Lituania, Estonia, Polonia, Danimarca, faccio il giro dalla Spagna e torno indietro. Questo è il nostro lavoro. Che cosa devo fare? Andare a chiedere a tutti quanti gli altri piccoli mid-grader che creo nel resto dell'Europa per farmi una preselezione, ma non contento e non sicuro, quando arrivo qua io mi faccio la selezione. Quindi Fabio Galli, che sei te, deve essere bravo a selezionare i selezionatori che selezionano la tua carta. A questo punto io sono pronto. Mi fa piacere vedere la pulizia di questo posto. Solitamente quando ci entro sono sempre piuttosto affaticati, invece oggi vedete brilla, bravo. Prima cosa fondamentale, ti devo insegnare una cosa semplicissima che tutti sanno. Dobbiamo capire quella che è una scottona e quella che è una vacca. Questo che cos'è? Questa è la cartilagine. La cartilagine è presente quando l'animale è molto giovane. Questo spazio bianco è la cartilagine ed è tipica degli animali più giovani. Chiaro, questo è un quando animale... Quando man mano l'animale si invecchia, guarda, la cartilagine sparisce. Perché devi fare... Eccola qua, notiamo, questo è un animale molto più grande. Non ha più cartilagine perché crescendo la cartilagine, questa, lascia lo spazio all'osso e si ossifica. Ah, fantastico. Questa è la Sakura Tukur.
Sì, diciamo che questo è un entry level. Entry level, allora guardate, vi faccio vedere le venature di grasso, ma che sono, sembra, diciamo, sono basic. Sì, diciamo che è un 4 questo. È un 4, benissimo. Perché su alcuni lombi c'è questa copertina che fa così? La preselezione vengono fatte direttamente in macello e in allevamento nel nord Europa, in Italia, sì. Dov'è? Dopodiché facciamo un secondo controllo, i nostri meat grader in partenza del macello fanno un determinato tipo di controllo, arrivano da noi, che cosa facciamo in più? Facciamo questa lavorazione, perché? Perché la testa chiaramente si può ossidare durante il viaggio, non riesco a capire bene, e facciamo, come dico sempre, la prova del cocomero, vedi? Okay. Questa è la prova del cocomero, questa è una marmorizzazione, è una gentilissima scottona, è una linea base, è una sagura. Molto interessante la differenza tra la scottona e l'animale più anziano, con la cartilagine che scompare. Interessantissima la sua tecnica di fare il taglietto, aprire per vedere la marmorizzazione, le venature di grasso e la loro consistenza. Molto interessante. Quindi questo è il primo step. Facciamo vedere una iozza di manzo. Allora, iozza di manzo, aspetta, trovo io. Quando comincia a sparire, è un animale, questo è un animale dai 3 ai 4 anni, la chiamiamo mansarda. Vuol dire praticamente è un intermedio fra un animale estremamente giovane con una scottona piena, va bene? Sì. E un animale che sta crescendo. Qui ragazzi, la faccenda per i miei parametri comincia a farsi molto interessante. 8 anni minimo. Hai fatto il taglietto? Giusto? Sì. Bella ragazzi! La iozza va dai 6 ai 9, direi un 7 e mezzo, forse quasi un 8. Quando abbiamo un dubbio su una nami la depassiamo sicuramente a iozza, ma non faremo mai il dubbio contrario, che una iozza può diventare a nami. Bene, capito ragazzi? La professionalità è di questo posto. No, se una carne è marezzata, ma hanno dei dubbi, loro la classificano come la classe inferiore. Si declassa, okay. Si declassa al punteggio minore e mai al superiore, che benissimo. È fondamentale. Ora però ragazzi passiamo al top di gamma. Questa è vacca piena, vediamo, addirittura è un Simmental croato. Allora guarda la scala di marmorizzazione, allora qui potremmo dire che non è un 12, ma arriviamo sicuramente a un 10, quasi 11 sulla Harvey Scale giapponese. Allora questo è il, diciamo, il top di gamma. Adesso ti chiederei una cosa. Prego. Mi fai fare il taglietto anche a me su una sakura nami? Apre. Mamma mia ragazzi, quanta roba, guardate. Adesso però dimmi una cosa, Michele. Sono stato eccessivo? Che cos'è, una vacca o una scottona questa? Lo dico subito. Allora, cartilagine non ne vedo. No, eccola qua, c'è. Cartilagine c'è, beh, è una scottona questa. Piena, questa è una scottona. Questa piena. È una scottona perché c'è la cartilagine, però la nostra scottona è bella marmorizzata. Ed è classificabile questa che è un 10? Beh, direi sì, anche un 11 secondo me. 10, questa, 11. Quello è un anami superstar, amico mio. Ragazzi, quante cose sto imparando oggi. Classificazione del marbling, ovvero sia della scala di marmorizzazione. Come si selezionano queste bistecche. Però adesso chiederò a Fabio di tagliarci 3 bistecche e così facciamo pure una comparazione de gusto, no? Perché queste bistecche, ragazzi, me le voglio mangiare. Non è che sto venuto qua solo a tagliarle. Vi spoilerò ragazzi un video che io e Fabio avevamo pensato. Questa, la Sakura Nami, il top del top, sfiderà il Kobe. Se vorrete partecipare a quel video ragazzi dovete però seguirci su Instagram Brashimi ancora trattino basso official. Che sono pronte, iniziamo dalla Sakura Tuku, quindi dalla Sakura Tuku, ovvero sia da quella basic. Ora basta, ho fame. Zitto, bene. Taglia questa bistecca che sono piano piano. Vai. Mentre Fabio taglia le altre due, io mi assaggio la Sakura Tuku, ovvero sia la prima delle tre. Questa è la prima delle tre, è già ad altissimo livello. Mamma mia, notevole pure questa. Io mi sono inginocchiato ragazzi di fronte a questa meraviglia, grazie Fabio, rigorosamente senza sale. Anche la carne è...
tacci le Pippio. Mortacci, quanto è buono, ragazzi. Mamadou, sì. Lo assaggia? Com'è Mamadou? Mortacci, quanto è buono. Grande Mamadou. Allora, fermi tutti, ragazzi. Guardate qui, facciamo un breve riassunto. Questa è la base, diciamo, la Tukur, la Sakura Tukur. È poco marezzata. Questa invece è la via di mezzo, signori, la via di mezzo. Si vede la marezzatura. E questa, ragazzi, è il top del top del top. 1, 2, 3. Queste sono le tre selezioni di Fabio Galli. Il meat grader ha fatto un gran bel lavoro, perché questa è una carne strepitosa, tenera, saporita, con le infiltrazioni di carasso si sentono, non è invadente, è elegante. Sono estremamente soddisfatto. E allora, parliamo invece di cose serie. Ma voi sta carne a chi la vendete? Chiaramente a tutti i ristoratori d'Italia e a tutti i macellai d'Italia e anche oltralpio. Quindi anche all'estero, volendo. Of course. Come si fa per uno per contattarti? Semplice. Sito Gruppo Galli _ Gruppo Galli, quindi sarebbe gruppogalli.it, o se no sulla mia pagina personale Fabio_Galli_51 del Gentleman Butcher. Ok, Butcher. Io, ragazzi, vi consiglio di contattarlo se volete proporre alla vostra clientela una carne che abbia nella marezzatura, diciamo, la sua declinazione di sapore. Complimenti davvero, e credo di avervi detto tutto. A questo punto continuo a mangiarmi queste leccornie. Un abbraccio, un saluto, e che la brace sia con voi. Ciao.